Allora, la parola di oggi non la troverete nel vocabolario. No, almeno per qualche tempo ancora, forse un giorno, non lo so. Ma allora perché ti metti a fare sta parola se non c'è neanche nel vocabolario? Perché? Perché è ovvio. Perché io spero che così magari se la gente, se le persone iniziano a usarla, diventa una parola di uso comune. Perché è una parola che mi piace tanto e che secondo me riesce a in una parola sola riesce a racchiudere un sentimento, uno stato d'animo e anche proprio un modo di pensare di tantissima, tantissima gente, anche il mio a volte. Retrotopia. La retrotopia è stata introdotta, questa parola, da Zygmunt Bauman, che ci ha scritto proprio un libro, Retrotopia. Cosa significa retrotopia? La retrotopia è l'esatto contrario dell'utopia. Cioè, mentre l'utopia è mettere verso il futuro, verso il domani, verso qualcosa che sta per arrivare, insomma in questo luogo, topos, no? Il mondo perfetto, il mondo migliore, il sogno che tutti vorremmo realizzare, la nostra proprio utopia, la retrotopia, e prendere questo topos, questo luogo, e metterlo dietro, alle nostre spalle, cioè, quindi, è quell'atteggiamento di chi crede che il meglio della vita, che tutto ciò che più di desiderabile abbiamo potuto avere nella nostra storia sia nel passato, e che quindi per riuscire ad avere il meglio dobbiamo tornare indietro. Questa è la retrotopia. Vi faccio un esempio così ci capiamo, Allora, presente quelli che dicono, ma la musica di oggi non è musica. No, la musica di oggi è rumore, è la mia musica di quando io ero ragazzo, quella era vera musica. Ah, questo è il tipico atteggiamento retrotopico. Ora, ovvio che magari le sensibilità cambiano, anch'io magari oggi faccio difficoltà a ascoltare alcune canzoni, alcune musiche che vanno di moda, perché? Perché il mio orecchio è stato educato in un altro modo e quindi questi cambiamenti ti disorientano e a volte ti possono non piacere, ma trasferire, vedete, questo pensiero, io non lo capisco, io non riesco ad adattarmi con, questo è sbagliato, questo è retrotopico. La retrotopia è anche quella di chi dicono, delle persone insomma che pensano che la soluzione sia tornare al passato a livello magari politico, cioè che credono che ne so che un bel sano autoritarismo stile quelli che dicono quando c'era lui, ecco, a parte che quelli cioè proprio non sono neanche retrotopici, ma non voglio arrabbiarmi quest'ora del mattino, c'è anche una bella, però vedete, questa è retrotopia, pensare che il passato sia meglio del presente. Questo non significa, attenzione, che il passato sia necessariamente peggio, non è neanche il contrario, perché alcune cose del passato sicuramente si possono mantenere, recuperare. La retrotopia è proprio credere che il presente faccia schifo e che l'età dell'oro sia dietro di noi, retro. Ecco, la retrotopia è pericolosissima, logicamente, perché ti porta, nasce in realtà, lo dice anche Bauman, da una grande paura che abbiamo del domani. Siamo spaventati da ciò che ci aspetta di fronte e reagiamo a questa paura, che è anche una paura a volte del presente, proprio dell'attuale, con la nostalgia del passato. E questo naturalmente può essere terribilmente fuorviante. E voi? Conoscete qualche retrotopico, doc? Casca tutto qua. Qualcuno, insomma, che è attaccato al passato, che pensa che il passato sia meglio. Magari siete voi un po' retrotopici in qualcosa. Sicuramente nella musica in tanti diranno... No, guarda Enrico, adesso seriamente, tutti gli argomenti giusto e ragione, ma la musica, dai, dimmi la musica. Sono un po' più curioso. E se siete non retrotopici, magari consigliateci qualche gruppo musicale, qualche artista totalmente nuovo proprio, che però, cioè, veramente lo paragonereste, che ne so, ai Pink Floyd, ai Beatles, ai Rolling Stones, o in Italia, De André, De Gregori, Guccini, eccetera. Bene. Ciao retrotopici di tutto il mondo, unitevi! Che scemo.